Buongiorno, Gabriele Siracusano, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Messina per Liberi Uguali. Negli ultimi anni lei è stato vicino alle posizioni del PD. Perché ha deciso di cambiare, di candidarsi in Leo? Sì, io sono stato tra coloro che hanno dato vita al Partito Democratico, ma le politiche governative, le politiche sociali espresse durante il governo di Renzi hanno spostato l'asse del centro-sinistra verso posizioni più vicine al centro-destra e questo ha determinato un allontanamento di tanti, un allontanamento che è stato anche traumatico per ognuno di noi, ma che è stato necessario. D'altro canto il centro-sinistra nelle ultime elezioni aveva già dimostrato di non essere più la forza di centrosinistra che raccoglieva un voto anche di sinistra e quindi lo è stato anche durante le elezioni. Abbiamo perso città importanti come Roma, come Genova, abbiamo perso regioni. Quindi quella forza trainante che il Partito Democratico aveva espresso si è man mano rallentata, diventando sempre più una forza che non raccoglieva un voto ampio di un centrosinistra di governo. Restando sul territorio, invece, perché i messinesi dovrebbero votare per Siracusano? Ma stando sul territorio, credo che questo territorio ha visto momenti bui e la situazione in cui si trova oggi è anche frutto di una mancanza di rappresentatività di coloro che hanno svolto ruoli di grande importanza come deputati piuttosto che sottosegretari o anche ministri. Quindi si è trascurata questo territorio a favore di una propria carriera politica. Io credo che invece questo sia il momento in cui è necessario spendersi, impegnarsi con la propria storia, con quello che si è fatto fino ad oggi, per far sì che il Messina, la sua provincia e tutto il territorio possano essere rappresentati come giusto che sia per una città metropolitana che è la tredicesima città d'Italia. Quindi ricordiamoci questo quando andiamo a votare, facciamo in modo di avere la capacità di scegliere una rappresentanza adeguata per una città che non si deve abbattere, che non si deve immaginare sempre alla fine delle classifiche d'Italia, ma invece deve avere un ruolo importante. Nel corso della sua campagna elettorale si è spesso rivolto ai giovani. Ecco, Messina soffre da questo punto di vista perché i giovani ogni anno lasciano la città e sono centinaia. Cosa propone per tamponare questa emorragia? Allora, i giovani sono il presente, non sono il futuro soltanto. Ai giovani bisogna dare risposte adesso, ma bisogna anche programmare un futuro che dia loro delle certezze, della possibilità di costruire un futuro. E questo può essere fatto attraverso politiche che abbiano capacità di riuscire a tirar fuori dai giovani quello che di buono essi hanno e quindi dare spazio a tutte quelle attività che possono rendere i giovani indipendenti, liberi dalla necessità di sottomettersi a logiche che non hanno niente a che vedere con il loro bene. E quindi significa riuscire a creare qui sul posto delle possibilità. Io credo che questo sia possibile sia in termini di amministrativi, quindi quello che può fare l'amministrazione locale, ma questo avviene anche collegandosi con Roma, col governo, con quello che è necessario che venga fatto per questo territorio, per la città e per la nostra provincia. Per i giovani si può fare tanto, in ogni caso bisogna far sì che i giovani riescano a trovare qua dei motivi per rimanere. E io credo che questa città ne offra tanti in termini di turismo, in termini di cultura, in termini anche di innovazione, perché l'innovazione è quello che è il mondo oggi che guarda al web, che guarda ai sistemi di collegamento diversi da quelli che in passato siamo stati abituati a vedere, possono essere realizzati anche qui dove magari ci sono meno infrastrutture e però c'è la possibilità di riuscire a collegarsi col mondo attraverso anche soltanto una linea.